Oggi hanno aggiunto delle nuove skin leggendarie su Stumble Guys. E secondo voi cosa posso fare se non andare a cercarle tutti quanti in questa nuova ruota egiziana antica? Ragazzi, mi raccomando, subito un bel like per questa mega shoppata. E ovviamente però non possiamo andare a shoppare, basta. Dobbiamo meritarci, come al solito, tutti questi giri di ruota. E come facciamo, ragazzi? Beh, dobbiamo andare a giocare delle partite e a vincerle. E quindi, ragazzi, prima partita IC8. Molto importante ovviamente essere concentrati e vincere, perché queste nuove skin, ragazzi, penso che siano alcune tra le più belle che abbiano mai fatto su Stumble Guys. Ho già perso il primo trick. Non è possibile. Ma il ref. Oh sì, questo tricchetto qua, ragazzi, ormai lo sapete, io sono troppo forte su questa mappa. Corri, uomo. Siamo in buona posizione. Importantissimo non farsi perdere dagli ostacoli in questo momento. Mega scattino, saltino. E ci siamo, signori. E ci siamo. E voilà, signori. Una grande qualifica come terzi. Direi che ora è il momento della semifinale. Non vi do di vincere già questa prima partita, perché voglio shoppare. Voglio shoppare. Signori, over and under. Qua bisogna essere 100% impegnati. Vai, uomo. Andiamo di qua, andiamo di qua. Molto facile, molto facile. Let's go. No! No, 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 no. Vaffanbego. Vabbè, passiamo da in mezzo. Passiamo da in mezzo. Sono abbastanza forte per farcela. Ma si levi. Ok, ref davanti. Mamma mia, meno male. Ce l'abbiamo. Ce la dovremmo aver fatta, raga. Non voglio dire una cavolata. No! Ok, let's go, let's go. Ma oh, ragazzi, vi giuro, pensavo di non farcela, eh. Pensavo veramente di non farcela. Ma ce l'abbiamo fatta. Siamo in finale. Qua non posso più sbagliare. Qua non posso più sbagliare per nulla. Sì, questa è la mappa che io meno so giocare di tutte. Voi, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici per farli trovare anche a loro le nuove skin egiziane. Porco mo. Ho già perso, ragazzi. Ma sono veramente scarso su sta mappa. Posso dirlo che sono veramente scarso. Però dire che ho già perso, ragazzi, per me è sbagliato, perché per me adesso noi ce la facciamo tranquillamente, eh. Posso dirlo. Secondo me qualcuno basta che sbagli e ce l'abbiamo fatta. Intanto, trick e tracco. Qua ho bisogno di tirar fuori il fatto che io ho effettivamente una patente. Io ho effettivamente una patente. Questi player no. Io ce la devo fare. Vai, uomo. Ce l'ho davanti. Il recupero non è così improbabile in realtà. Ref. Spero solo che si scontrino contro questo coso. No. No, però ragazzi, posso dirlo, avevamo fatto un buon recupero, un gran bel buon recupero. Me lo sono meritato lo stesso, un gran bel recupero, complimenti ref. Ma adesso torniamo a noi. 850 gemme, non sto scherzando. 850 gemme, 10 giri se non ne trovo una, però ragazzi, mi amma. Turista, abbiamo il turista, quello che va a fare le foto, no, alle piramidi. Ma a noi non interessa quello, lo sapete? A noi cosa interessa? Questo ce l'ho già. Stumble, per favore, una leggendaria, grazie. Eccola qua. Io con tutto il rispetto, ma un pollo, che cacchio c'entra con l'Egitto? Scusa. Sto trovando delle skin che non ho e va bene. Ma non va bene che non siano leggendarie. Ho speso 850 gemme. Lo Yeti, che cosa c'entra con l'Egitto? Scusami. Lo Yeti, che cosa c'entra con l'Egitto? Io vorrei gentilmente una bella nuova skin leggendaria. No, niente, ha deciso che oggi a me di nuovo di leggendario non mi deve dare niente. È un infame il gioco, è un infame. Il gladiatore romano, non penso fosse egiziano proprio perché era romano, però ok. Il cinghiale, io non ho parole, ragazzi, io non ho veramente parole. Vi giuro che se vinco questa partita ne shoppo 20 di giri, perché non è possibile che non me ne sia arrivato nemmeno uno, porco mondo. Allora, per favore, Stumble Guys, vediamo di chiarirci subito tutti quanti. Siamo qua per vincere e trovare una bellissima skin egiziana. Allora, calcio intanto alla mummia, che veramente mi stava molto sulle palle. Scivolatina, scalciamo pure via questo qua, che onestamente ci sta molto antipatico. Guarda, guarda come mi stanno seguendo tutti quanti, guarda qua come mi seguono tutti quanti. Vaffanculo! Ma da dove? No, dove sono partito? Perché sono ripartito da qua? Non ci credo. No, 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 no. Ok, ok. Va bene. Siamo ripariti dal mondo indietro. Ci siamo qualificati. Ero anche primo. Cioè, immaginate se avessi perso una finale per sta cosa. Sarebbe stato veramente incredibile. Space Race, corsa nello spazio. Molto adatta a un principe egiziano, perché tutti sapete che erano alieni in realtà. O almeno così dice chiunque che erano alieni. Ma noi siamo qua per altro. Noi siamo qua perché, porco mondo, io veramente non posso credere di essere così scandaloso. E quindi questo è il momento di fare il trick della vita. Lo sapete tutti quanti di che trick sto parlando? Di questo. Non era questo in realtà, però vabbè. Qualcosa è venuto fuori, ragazzi. Corricchio qua sopra. Saltino qui. Let's go. Ok. Mamma mia, cosa stavo per fare? Stavo per cadere da solo. Sono un pirla rincronato tutto proprio, eh. Importantissimo la... Oh no, la mummia. Guarda che prima gli ho tirato un calcio. Non vorrei che si voglia vendicare. In realtà no. Vediamo un po' dove vanno. Vanno in centro. Let's go.
Ed eccoci qua. E ragazzi, ovviamente usate questa tecnica qua, saltate là sotto, perché come vedete vi andate a qualificare prima degli altri. Ma ragazzi, nel mentre è il momento di mandare la richiesta a uno di voi che si è abbonato al canale. Toalx, sei stato invitato. Ok, ti ho mandato la richiesta di amicizia. Ragazzi, se anche voi la volete, mi raccomando, potete fare l'abbonamento al canale qui sotto. È 1,99€ fino a tutti i livelli che volete. Ovviamente dipende dai vantaggi che volete avere. E quindi siamo in una finale dove potremmo effettivamente vincere. Oh, nei drop, non cadere, bro. E chi cacchio pensi che voglia cadere da qua? Farò cadere io gli altri lanciando delle banane. No, no, aspetta, dai, rifacciamo. Lanciando delle banane. Let's go. Panda, porco mondo, panda, levati dalle palle, panda. No! No! Ma Stumble Guys, ma che cavolo fai? Porco mondazzo! Ma perché? Ma perché? Ma perché ci deve buggare nelle finali? Ma no, ma vaffanbego. Io sto gioco qua veramente, ragazzi, piano piano inizia sempre a starmi più sulle balle, ve lo dico. Mi è arrivata una banana addosso, tra l'altro. Ma come cacchio si permettono sti qua? Vuole suicidarsi, ma non si rende conto che sopra di noi abbiamo mille altre cose, vero? Vai giù per terra a sto punto. Tanto ormai abbiamo dovuto distruggere tutto. E vaffanbego, Avevo detto che ne avrei fatti i 20. E io non mi interessa, io ne faccio comunque 20, ragazzi. Perché questo è quello che fanno i veri fratelli. Però, per favore, dammi una skin che non ho e dammi anche una leggendaria. Grazie. Pollo! Il pollo non c'entra niente con Gigizio! Non c'entra niente con Gigizio il pollo! No, ragazzi, potrei impazzire se mi arriva un altro pollo, Posso impazzire? Ma non è possibile! Ma che cosa c'entra un pollo con l'Egitto, mi chiedo? Ma ce l'ho già sta skin! Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Ma è uno scam totale, ragazzi. Ma è uno scam totale. Però, questi giri di ruota sono degli scam totali. No, ma mi scusi, è già la terza volta uguale, Io voglio capire una cosa. Qua c'è scritto che ho l'1% di trovare ogni skin, ok? Quindi vuol dire che in realtà su 100 giri dovrei trovarne almeno una di queste, giusto? Ne ho fatti già 20. Questi sono 30 giri. Dammi una skin, per favore. E beh, giustamente il tirannosauro, perché voi lo sapete, ma in Egitto ci stavano i T-Rex. Classicissimo. Basta! Due polli di fila! Tre in un giro. Guardate che schifo. Guardate che schifo. Scandaloso. Ho finito le gemme e non ho trovato una cacchio di skin. Ho finito le gemme e non ho trovato una cacchio di skin. E signori, siamo nell'ultima partita. Ultima, uno perché abbiamo praticamente finito le gemme, e due perché onestamente non mi va di andare a sprecare altre gemme e altri soldi in una ruota che dopo 30 giri non mi ha dato un cacchio, mi ha dato dei polli. Ma io devo essere preso per il culo così da Stumble Guys? Ma fatemi capire. Mi sembra proprio che non sia il casetto. Non trovate? Bene, ditemi anche voi nei commenti, ragazzi, se avete questa grande fortuna che ha il vostro Refiz. Io penso che oggettivamente nessuno possa avere così tanta sfortuna come me. Proviamo comunque a vincere una partita gentilmente e magari scioppiamo le ultime gemme che abbiamo. Ovviamente primo round classificati in maniera esemplare, ma ormai lo sapete che io su Jungle Roll sono forte, bravo e tutte le cose belle, Signori, super slide, è il momento di andare a super slidare, direi, no? No. Vabbè, ma non importa, ragazzi, quello che vuole fare Refe, l'importante è trovare una skin egiziana. Io veramente vorrei un bel faraone, una bella faraonessa, non lo so, qualcosa. Dammi qualcosa, Stumble Guys, per favore. No, veramente, se te la vinco Stumble mi devi dare per forza qualcosa, perché probabilmente, ragazzi, il segreto è proprio questo, è quello di vincere e tranquillamente anche, Ovviamente vincere ma anche senza mai sbagliare il nulla, come sto facendo io in questo esatto preciso istante. Guardate qua, ragazzi. Mamma mia, alla faccia di tutti quelli che dicevano che nello shorts non ero io. Sono un fenomeno. Vabbè, sto scherzando ovviamente, però mi sono andato a qualificare anche molto bene, devo ammettere. E signori, siamo su Block Dash. Let's go. Allora, direi che la finale su questa mappa non poteva che essere apprezzata, ovviamente. Se non mi fai trovare delle belle skin dopo che vinco palesemente questa partita, perché ovviamente la vincerò io, mi arrabbio molto, molto mi arrabbio. Pugno in faccia a te, zio, ma così perché per sfregio, no? Perché mi stai antipatico. Mi sa che siamo rimasti in tre in realtà. Let's go. Porco modo, sono vivo. Ok, stavo per failare. Let's go. Let's go! E una grande vittoria ci ha atteso, signori. E adesso, se io non trovo quelle manna di skin lì, mi arrabbio. Me ne vado totalmente. Come tutti sapete, c'è la regola dei tre giri. Ragazzi, tre giri, mi raccomando, Oh mio Dio, oh mio Dio, il pollo, oh mio Dio, il pollo! Basta, il pollo, Ma ragazzi, ma sta roba, sto pattern qua mi capita sempre, ma è scriptato. Ma non trovo una leggendaria da 12 giri. Ma stai scherzando, spero. Ragazzi, sono abbastanza schifato io da questo gioco. Sinceramente non ho più voglia di trovare le skin leggendarie. Io vi ricordo che se volete la mia richiesta di amicizia potete semplicemente fare l'abbonamento qua sotto al canale da 1,99€ o superiore. Noi ci becchiamo al prossimo video. Qua è scritto tutto. Bella boys.